Il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, ha partecipato all'assemblea di Confindustria Ancona, che è stata ospitata al Teatro La Fenice di Senigallia. Mai più significa mettere in campo tutti gli interventi possibili perché quello che è accaduto il 15 settembre possa comunque, eventualmente, che le precipitazioni dovessero tornare a causa dei cambiamenti climatici, avere un effetto diverso sul territorio. È importante che questa riflessione venga agli industriali, ma ormai credo che sia un tema acquisito. Io anche nelle interlocuzioni con il governo centrale trovo una disponibilità. Il problema sono, uno, i tempi delle procedure che vanno cambiati, l'atteggiamento e l'impatto nei confronti di queste tematiche che vanno invertiti. Cioè, io credo che dobbiamo comprendere che la tempestività può significare anche evitare danni alle persone, alle cose, quindi la semplificazione deve essere oggettivamente una priorità. E poi l'altro problema che condiziona molto la nostra azione è che tutto è avvenuto a una settimana dalle elezioni, quindi con un governo uscente e un governo entrante. Questo sicuramente rallenta tutte quelle che sono state le interlocuzioni, ma stiamo cercando di recuperare. La settimana scorsa ci sono stati incontri con il sottosegretario Mantovano, domani sarò a Roma per incontrare Musumeci, con cui ho parlato anche nei giorni scorsi, faremo il punto sia sull'alluvione e quelle che sono anche le iniziative che stiamo cercando di definire per mettere in campo e dall'altra parte anche un punto su quello che è il sisma che sta comunque toccando in maniera forte la nostra regione. Il presidente di Camera Marche, Gino Sabatini, è intervenuto al dibattito anche in qualità di vicepresidente di Unioncamere, cogliendo l'invito a continuare la riflessione tra sistema associativo ed istituzioni, con particolare approfondimento del tema infrastrutture. Sabatini ha ricordato come il concetto di sicurezza voglia dire innanzitutto sicurezza idrogeologica, ma anche possibilità di operare in un mercato fatto di imprese sostenibili, innovative, capaci di approcciare mercati esteri, sostenute da una rete istituzionale dialogante.